Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Ragazzi, mi voglio scusare assolutamente tantissimo per l'interruzione della live, ma purtroppo io non abito da solo, sono in casa con i genitori e purtroppo, come in tutte le famiglie, ogni tanto nascono dei problemi, quindi ho dovuto interrompere la live immediatamente. Ragazzi, mi scuso veramente tanto, cercherò di non farlo più succedere. Comunque, come ben vedete, c'è la Massacro come vicolo sul podio, ragazzi, e hanno aggiunto le versus. Sono tre versus, ragazzi, e potremmo sicuramente, io non ho controllato, fatemelo sapere nei commenti, fare dei completi. Sicuramente potremmo recuperare i jokers e fare i merge senza usare le attività. Dopodiché, raga, io passerei direttamente a ciò che mi ha mandato più fuori di testa oggi: le aggiunte di prezzi, ragazzi, una cosa assurda. Guardate, quindi, per esempio, l'oppressor, che l'oppressor lo troviamo a 8 cazzo di milioni, raga, scontato a 6. Io l'ho già comprato, sono andato a provare a venderlo e a prezzo pieno vi danno 3 milioni e 8, raga. Quindi se noi compriamo un oppressor, poi lo andiamo a vendere, saranno 3 milioni e 8. Invece la Deluxo parliamo di 4 milioni e 3 scontata, ragazzi, e di circa poco meno di 6 milioni a prezzo pieno. A prezzo pieno l'andremo a vendere a 3 milioni e 100 invece di 2 milioni e 8 come era prima, e l'andremo a vendere tipo a 2,7 col prezzo scontato. Molto bene, molto bene. Dovremmo sbatterci di più per inserirle, ragazzi, ma andremo poi a recuperare un po' di soldini. Quindi a questo punto vi faccio vedere le posizioni delle gare, ragazzi. Quelle a tempo, esclusiva next gen, quindi PS5 e Xbox Series, nuova versione di gioco, ragazzi. E poi la gara a tempo normale per tutte le piattaforme, quella da 100.000. E poi un po' più in alto abbiamo quella dell'RC Bandito. Invece, ragazzi, qua dal saloon abbiamo le due entity, la versione next gen, ragazzi, e la versione old gen, quella vecchia. Poi abbiamo la Vigero, ragazzi, come veicolo di AO, la ZX, la Gasser come veicolo di prova, la Kanjo, ragazzi, come veicolo di prova, e la D-Classe, come si chiama questa macchina qua? La Tulip, ragazzi. Dopodiché abbiamo anche la Entity XF, ragazzi, la possiamo vincere con le gare clandestine, arrivando come al solito tra i primi 3-4 durante le gare. Quindi a questo punto passiamo alla cosa più carina, secondo me, della settimana. Ragazzi, i vestiti. Hanno aggiunto questi cardigan che non sono affatto maluccio, ragazzi. Sono veramente carini, sono semplici e magari ci danno un pochettino di fantasia per fare qualche outfit decente, carino. Quindi, ragazzi, molto probabilmente o più tardi o domani, comunque in questi giorni, porterò degli outfit con questi cardigan. Per chi invece ha il Magic Slot, ragazzi, per chi l'ha fatto da me, per chi l'ha preso da qualcun altro, per chi possiede il Magic Slot per gli outfit, vi faccio vedere subito cosa potete fare al volo, ragazzi. Come vedete, io ho semplicemente un paio di pantaloni, metto il cardigan e vado a selezionarmi il Magic. E con il Magic, sbada, bam, abbiamo già l'outfit mezzo moddato, glitch, ragazzi. Quindi mettete un like se vi è piaciuto il video, mi scuso ancora per la live e per come è finita, ragazzi, e alla prossima. Spada bam.